Guglielmo Bonati, al quale faccio chiaramente i complimenti perché la squadra ha giocato un ottimo calcio. E poi è arrivato questo gol nel finale di Fabrizi che vi ha punito. Nel complesso comunque un'ottima partita da parte della sua squadra. Sì, come dicevo ai vostri colleghi, è chiaro che la valutazione va fatta considerando che abbiamo giocato 11 contro 10 tutta la partita. Ovviamente 11 contro 11 sarebbe stata un'altra partita, e se il Chieti è quello che ho visto in 10, figuriamoci in 11. Noi abbiamo fatto la partita giusta e anche l'episodio favorevole fondamentalmente ce lo siamo anche un po' meritato, perché abbiamo iniziato veramente bene, per cui l'aggressività che abbiamo avuto ha fatto sì che magari ci sia stato quell'episodio lì. E ovvio che anche oggi manca qualcosa, anche oggi ci manca un episodio su D'Incecco al primo tempo, manca un rigore all'Aquila, manca un rigore a Chia oggi, lo devo dire perché è giusto anche per la regolarità del campionato, perché è vero che non si retrocede, però è vero anche che ci sono tante squadre, credo che qualcosa manchi, siamo mancati anche noi, nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più. Però c'erano tanti giocatori comunque stanchi, giovani, che hanno sentito la partita, e quindi era una superiorità numerica che ci ha permesso di controllare la partita e non di farla nostra al 100%, perché il possesso comunque è rimasto al Chieti anche nella parte finale della partita. Ovviamente quando il Chieti mette in campo due giocatori freschi aumentano le riflessioni su faccio un passo avanti o faccio un passo indietro, e per rispetto della squadra abbiamo provato a stare come stavamo, per gratificare anche i giocatori di un risultato positivo e di non, diciamo, regalare la partita con atteggiamento tattico scriteriato alla fine. Ripeto, perché la velocità degli attaccanti, poi il nostro è un campo piccolo, quindi la superiorità numerica conta fino a un certo punto, perché basta che butti una palla avanti, non c'è nessuna superiorità numerica o inferiorità numerica. La grandezza del Chieti è stata nel primo tempo quella di correre a vuoto, pertanto come se fosse una provinciale. Gli voglio fare i complimenti, perché prima della partita avevo detto che è la squadra più forte del campionato, lo ripeto, per le potenzialità, per l'organizzazione, ma soprattutto anche per l'umiltà che ha avuto oggi nel venire a fare un determinato tipo di partita. Non mi ha sorpreso, perché conosco l'intelligenza dell'allenatore e conosco la sua voglia di vincere, il suo pragmatismo, quindi complimenti a tutto il Chieti, l'allenatore, ai giocatori, ed è stata una partita veramente bella. E complimenti anche a Guglielmo Bonati, il tecnico del Delfino Francoforte, che ringraziamo. Tra l'altro c'era stata anche quella traversa, abbiamo dimenticato, di Petraruro, lì poteva anche svoltare comunque la partita. Sì, ma la partita poteva svoltare in ogni momento, e per assurdo più passava il tempo più rischiava di svoltare a loro favore, perché poi tempo passa, la squadra giovane magari, ripeto, non sa esattamente dove andare, e loro in una fiammata hanno fatto gol, tra l'altro un gol bellissimo, di grande qualità, con un attaccante che io ammiro particolarmente, quindi niente da dire, complimenti a loro, veramente bravi.